Sono già finiti i fondi disponibili per il Superbonus 110%. Al 31 maggio scorso ha certificato l'Enea su oltre 30 miliardi di investimenti ammessi, erano già stati prenotati incentivi per 33,7 miliardi contro i 33,3 stanziati dal governo. Tutto questo mentre anche dalle banche arriva un primo stop, un primo allarme, non siamo più in grado di scontare i crediti derivanti dai bonus edilizi. Secondo la CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, inoltre i crediti delle imprese di costruzione per lavori effettuati, ma che rischiano di non poter essere più incassati per la fine della cessione degli stessi, ammontano a 2,6 miliardi e a rischio fallimento ora sarebbero qualcosa come 33.000 imprese con la possibile perdita di oltre 150.000 posti di lavoro.